denuncia che la regione si è limitata a depositare un verbale, soltanto uno stralcio del sistema informativo delle malattie infettive, quindi alcuni documenti risultano mancanti. Questo lo fa sapere il Codacons in un comunicato stampa. Noi cerchiamo di capire qualcosa in più appunto con l'avvocato Alessia Stabile del Codacons. Buonasera. Buonasera, benvenuta. Buonasera, grazie, buonasera a tutti. Ecco, stiamo cercando di capire qualcosa in più relativamente alla situazione della tubercolosi al Gemelli, perché la situazione si è evoluta con queste ultime novità relative alle mancate visite da parte di questa infermiera. Sembra che fossero 6 anni che non si faceva visitare. Sì, sembra che sia così. Naturalmente c'è un'indagine in corso, quindi non sappiamo ancora nulla di certo, ecco. Però dalle prime, insomma, informazioni che danno i giornali risulterebbe appunto questo. Sì. Ecco, queste sono le informazioni del giornale. Dall'altro Sì. canto c'è il Codacons che spiega come manchino invece, sembra che manchino dei documenti. Sì, TAR aveva ordinato alla regione di depositare entro 2 settimane dei documenti che servivano appunto per il ricorso al TAR che avevamo noi presentato, e invece la regione ha depositato soltanto 2 pagine di un trattato, mentre i verbali dei tavoli del lavoro che noi avevamo chiesto e che il TAR aveva ordinato non sono stati depositati. Quindi ad oggi non sappiamo in che modo questa commissione è stata istituita, né l'atto istitutivo della commissione stessa. C'è una dichiarazione della Presidente Polverini che afferma che al più presto saranno depositati nei luoghi opportuni tutti gli atti necessari. Nei luoghi opportuni, il TAR aveva E il luogo ordinato di. opportuno è il TAR, lo farà Sì, con qualche diciamo giorno che il TAR aveva di appunto, sì, ritardo. aveva Ma detto insomma depositare determinati atti entro un sì. tot termine, invece non sono stati depositati. Ecco, come Codacons, dal punto di vista invece dei genitori, di coloro che poi sono stati più in ansia, avete anche a loro tutela intrapreso delle azioni? Sì, noi abbiamo intrapreso una class action, una per i bambini Sì. positivi e una per i bimbi negativi. La class action è stata già notificata e iscritta a ruolo. A gennaio ci sarà l'udienza di ammissibilità perché deve essere dichiarata ammissibile. Dopodiché introdurremo, diciamo, tutti i ricorrenti che hanno firmato noi e ci hanno dato le procure. E quindi inizieremo l'azione civile per i risarcimenti appunto dei danni, Allo ecco, stato dei attuale danni di in corso. cose, per quanto riguarda le class action, in Italia non conosciamo class action che abbia avuto una sentenza definitiva, insomma una risposta definitiva. In questo caso Ma invece non faremo sembra. Ecco. soltanto quello, faremo anche delle azioni collettive, quindi andremo avanti per i risarcimenti del danno, ecco, in modo tale che chiunque abbia subito un danno da questa situazione possa essere risarcito. Ho capito. Cioè un doppio binario sostanzialmente. Un doppio binario, esattamente, sì, civile, penale, che vanno avanti insomma le nostre battaglie penali, presentando memorie, istanze e sfide sia alla regione, alle ASL, naturalmente memorie alla Procura della Repubblica, anche per cercare di ampliare questo raggio che è così ristretto di controlli che sono per adesso attivati, quindi ricordiamo dal 1 gennaio al 27 luglio. Inoltre sono stati esclusi dai contro i controlli sui bambini nati nei giorni in cui l'infermiera risultava assente, non sono dal reparto, non sono stati neanche chiamati. Ho capito, questa è una scelta dei medici probabilmente. Questa è una scelta in realtà dei medici, in realtà è una scelta della regione che si basa su dei protocolli medici dicendo che questo periodo in cui sono stati appunto fatti i controlli, questo periodo stabilito dalla regione sia sufficiente a garantire Beh, la regione prenderà atto che c'è una posizione dei sanitari, i quali affermano sotto la Sì, propria dei medici, della responsabilità, commissione, evidentemente, sì. che Il la problema è situazione è che noi quella. abbiamo informato quindi la regione anche tramite i nostri comunicati stampa, noi abbiamo procure di genitori di bambini risultati positivi nati a maggio, a settembre, a dicembre 2010. Nonostante tutto non è stato fatto nulla. Ecco, sì, questo perché almeno a giudicare, ovviamente, questo noi lo apprendiamo da alcuni quotidiani di informazione e che, secondo quanto si è appreso appunto dalle prime risultanze della consulenza disposta dalla Procura, questa infermiera non, nel 2005 era risultata positiva, ma nessuno a quel punto si era preoccupato poi di richiamarla perché si parlava di una positività indetta da un vaccino. Quindi nel 2006 è stato chiesto lei di ripresentarsi, non è stata più chiamata e proprio per questo motivo.
Questo purtroppo è perché funziona male in Italia tutto il reparto della sanità, perché ogni ospedale e in realtà ogni reparto deve avere un protocollo di rischio a seconda del tipo di reparto e di persone, di malati quindi, che frequentano quel reparto. Quindi la prevenzione dei rischi viene fatta dal direttore generale dell'ospedale, dal direttore responsabile del reparto di prevenzione e dal capo reparto. Quindi ogni capo reparto, quindi il direttore, quindi il dottore responsabile del reparto, deve sapere qual è le malattie che si presentano con più frequenza, e quindi sottoporre a controlli periodici il personale medico e infermieristico che compone quel reparto. E invece pare che questi controlli non siano stati effettuati. Sì, la cosa abbastanza incredibile è che il tutto si è verificato ormai, sono 5-6 anni e di fatto sono passati invano. Esattamente, esattamente. Ad oggi noi il nostro livello di preoccupazione, perché è così alto, e cerchiamo di sensibilizzare le persone, perché ci sono tantissime persone che non leggono i giornali, non si informano. Che cosa succede? Un bambino che è positivo, che non viene sottoposto a controllo, quindi a profilassi, ok? Non fa la cura dei chemioterapici, quindi dell'isoniazide, i medicinali che vengono appunto, sono stati assegnati per questo tipo di problema. Sì. Va all'asilo. Ok, che cosa succede? Che un domani, andando all'asilo, potrebbe sviluppare la malattia, potrebbe, certo, diciamo, ok, abbiamo un'incognita, potrebbe sviluppare la malattia. E che succede se sviluppa la tubercolosi all'interno di un asilo, di una scuola elementare? Certo, un'altissima catastrofe. Esatto, un'altissima catastrofe. Quindi il problema è quello, perché se diciamo fossimo tutta gente responsabile, tutti leggono i giornali, si informano, tantissime persone, mamme, mi chiamano: io un avvocato, che cosa devo fare? Devo fare il test a mio figlio? Certamente sì, è nato nel 2000, ottobre 2010 al Gemelli, faccio fare il test di controllo, perché è un test di controllo, in modo tale si rende conto se suo figlio è positivo o negativo. Sì, però diciamo, è una cosa importantissima. Diciamo se da una parte c'è stata disattenzione da parte dei sanitari e dei responsabili evidentemente del Gemelli, questo poi lo deciderà nel merito anche questo la magistratura. Questo poi lo deciderà il pubblico ministero, esatto, la procura, esatto. Intanto c'è una prima risposta della magistratura. Dall'altra parte dobbiamo una volta tanto anche dire che il sistema praticamente regionale di controllo dei bambini ha funzionato in brevissimo tempo, perché sono stati sottoposti centinaia di bambini a dei controlli, a delle profilassi, il che evidentemente è altrettanto importante. Secondo me c'è stato anche un ritardo, io non voglio adesso non cerchiamo il pelo nell'uovo perché non è così, perché comunque hanno agito bene, in poco tempo hanno fatto i controlli a tutti hanno i bambini, fatto giusto, hanno fatto benissimo. Il problema però è proprio nel ritardo, perché il 25 luglio, noi sappiamo, l'infermiera è stata ricoverata allo Spallanzani, il Gemelli è stato avvertito il 28. Okay. Il 28 dal Gemelli è partita la segnalazione alla ASL, la quale ASL, competente di zona, ha effettuato i controlli sul Gemelli il 1 agosto. Quindi dal 25 al 1 agosto sono passati 6 giorni, il bacillo d'una nell'aria 48 ore, quindi è ovvio che facendo un controllo sui locali non hanno trovato nulla, perché sono passati 6 giorni, quindi in quello diciamo si imputa il ritardo. Più che altro perché una volta noi abbiamo un bambino, una madre, un bambino che è nato il 27 luglio positivo, perché non è stato subito chiuso il nido? Certo. Almeno quelli del 27, del 26 che sono risultati positivi potevano essere evitati, quei bambini potevano essere evitati se fosse stato chiuso immediatamente il nido del Gemelli. Certo. E invece non è stato chiuso. Però vorrei dire, terminiamo, che una volta tanto le ritardi, le omissioni non soltanto riconducibili alla politica in questo caso, quanto evidentemente alle strutture sanitarie che non si sono collegate adeguatamente e non hanno funzionato. Il problema è che non hanno neanche fondi, cioè noi dobbiamo dire anche questo, noi siamo in un momento molto triste per l'Italia economicamente in generale, quindi abbiamo anche gli ospedali che non hanno fondi. Dobbiamo far fronte anche a situazioni di emergenza economica sotto ogni fronte, assolutamente. Esatto. Purtroppo. Avvocato, con l'auspicio insomma che anche e soprattutto queste situazioni e quelle economiche in primis per tutta l'Italia si sistemino il primo possibile, noi passiamo a ringraziarla della sua partecipazione questa sera e ad augurarle un buon lavoro. Grazie mille, arrivederci. Grazie all'avvocato Alessio Stabile, legale del CODA Consiglio.